È la prima volta in 35 anni di storia della COI che l'Abruzzo riesce ad ospitare tutta la chirurgia italiana. Noi siamo contenti per questo e soprattutto per quello che sarà l'evoluzione della storia di questa chirurgia in Abruzzo. Noi crediamo che sia importante che ci sia un'evoluzione tecnologica a cui segua naturalmente una razionalizzazione, perché effettivamente la sostenibilità, il titolo del congresso è sostenibilità e tecnologia, la sostenibilità di questo sistema sanitario è abbastanza precario. Quindi ritengo che per l'Abruzzo sia una grande esperienza sia culturale che scientifica, e noi ci impegniamo, non noi, la COI, l'Associazione dei Chirurghi Ospedali Italiani, da noi portata avanti, si impegna a divulgare su tutte le chirurgie abruzzesi questi nuovi intendimenti sia tecnologici che scientifici. Siamo qui a Montesilvano, a Pescara, in occasione del 36esimo congresso nazionale della COI, che raggruppa tutta la chirurgia ospedaliera italiana, e al momento la COI è la più grande società scientifica chirurgica italiana. Tiene per la prima volta in Abruzzo, qui a Montesilvano, il suo congresso nazionale, e dove sono presenti 1500 chirurghi provenienti da tutta Italia, che si stanno confrontando sia su tematiche di tecnica chirurgica e problematiche di chirurgia, e sia di problematiche della professione del chirurgo, del ruolo del chirurgo nella società di oggi e della responsabilità civile e penale della nostra professione nei confronti del paziente.